Belle a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Bene, ora non continuiamo perché sì. Ok ragazzi, noi ci troviamo qua. Vediamo cosa combiniamo oggi. Aspettate che metto a cagare così. Poi, altra cosa fondamentale, questo, ok, fare come abbiamo fatto ieri. Cosa fa? Giro, giro, tondo. Allora, vediamo un po'. Puoi fare il colpo silenzioso. No, questo modo perché non ci posso arrivare. Uccidetela! No! Hai offo la tua occasione! Ciao! Ecco! Iniziamo malissimo! Sono già rotto il cazzo! Non c'è più manco la fottuta pozione. No, che cazzo faccio sopravvivere? Finisce pure il video. Faccio scorta. Sì, ma non è possibile che mi buggo. Non ce manco più. Manco più la fottuta roba qua, la benzina. Dimmi come sei andato, dimmi come sei andato. Ti prego, non ce la faccio a combattere. Sembra uno dei nostri a terra. Già mi sono rotto il cazzo. Cioè mi ero buggato, ha detto quel cazzo. Non so
lì. Immagino non fosse nulla. Ho già troppe cose. Il problema è quell'altro. Che cazzo faccio a fare il restart? Quest'altro qua, ma cazzo lo faccio a fare il restart? La uccisione. Guardate su! Cioè, se faccio così dopo mi scoprono. Non c'è niente, idiota! Non faccio così. Bene, siamo sotto attacco. Eccomi qui! Uccidetela! No, guarda la tua uomo! Non c'è che lo si è alzato. Ce li ho qua giù. Se no non posso. Ecco, questo già mi leva a botte di finita. Se non mi danno le fottute cure. Mi ha finito le cure. Cazzo fratello, ti cazzo sto scontro. Guardando che ho vinto sto sconto senza manco di cuore. Ah.
come zero frecce infuocate. Cazzo, mi senti zero frecce infuocate. Porco schifo. Tutte cool il gioco. Guarda, non prende nemmeno i hit, non prende. Guarda! Prende nemmeno l'hit. Oh, fanculo. Si è buggato il gioco, si è buggato. No? Bene, se ne stanno andando. Mi finire il fuoco, cazzo di Dio. Finita.
siamo a metà. Allora. Dai. Grazie per la camera. Senza farmi vedere. Sono un gel qua. Siamo di là. Senza farmi vedere. Appena si leggera vi colpisco all'occhio. No cazzo, ho sbagliato. Quindi prima è R3, mi preme. Allora. Dio che palle che si sposta. Ah.
sì, lagga. Lagga il gioco, lagga. Senza farmi vedere. Dai, non mi ha lanciato la freccia. Dai, manco l'ho beccato. Come cazzo faccio a non beccare? Devo stare nascosta. Raga, ci siamo. Siamo quasi. Ultimo hit. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Incredibile. Lo giuro. Ti dirò tutto quanto. So che lo farai. L'Eclissi doveva uccidermi perché somiglio a un'altra donna. Forse ha il doppio dei miei anni, capelli corti. Chi è? Non so, il mio Focus ha trovato la sua immagine nelle rovine di fine del creatore. Forse puoi trovarla lì. Hai trovato la sua immagine? Come? C'era una porta e dietro a essa un antico dispositivo che conteneva l'immagine. Il Focus ha registrato la posizione. Sembrate identiche. È tua madre? Sono io che faccio le domande. Gli assassini che mi hanno assalito, chi sono? L'Eclissi, una specie di guerrieri sacri. O un culto dei Cargia delle Ombre. Cargia delle Ombre? Non assomigliano a nessun Cargia che conosca. Non venerano il sole. Adorano una sorta di demone. Le loro superstizioni non mi interessano. Oh, non è una superstizione. Il demone è reale. Ha un nome, una voce terribile. E loro eseguono il suo volere. Hai detto che il demone che l'Eclissi venera ha un nome? Ade, lo chiamano così. Ade, e tu l'hai sentito parlare? Lo giuro sulla mia anima, sì. Solo una volta, quando ti ha visto. Quella voce... Uno stridore freddo e terribile che ti graffia le ossa e scava le budella. Un suono metallico, ma nulla che si possa trovare sottoterra o in una fucina. E cosa ti ha detto? Minaccia di sistema rilevata. Solo quattro parole. Ma con la voce del demonio. Che cercano questi cultisti dell'Eclissi oltre a me? Non l'hanno mai detto. Ma data la guerra civile dei Cargia, vorranno rovesciare il Re Sole Avad e riprendersi Meridiana. E io cosa c'entro in questo? Non lo so! Quando hanno attaccato la prova, un uomo mi ha afferrato. Forte, dallo sguardo gelido. Elis. E chi è? Il terrore del sole. Noi Oseram lo chiamavamo collezionista di corpi quando era il campione del Re Sole Folle. Magari fosse morto col suo re. Invece ora guida l'Eclissi. Credimi, è l'uomo più pericoloso che esista.
Come ha fatto l'Eclissi a reclutarti? So che hanno preso la tua famiglia. Perché proprio te? Ero un rovistatore. Cercavo in posti dimenticati ed ero bravo. Immagino sapessero che gli sarei stato utile. Stavo scavando vicino a Fine del Creatore. Sono riemerso ed erano lì. Ho riso quando ho visto il sacerdote. Ma poi mi ha mostrato l'incentivo di Alice. Qualcosa è cambiato. Ho smesso di ridere. Mi hanno dato un focus per controllarmi. Ho eseguito gli ordini. Avevi accesso a Meridiana. Perché non usarti per arrivare ad Abad? Ho le mani troppo sporche per un'udienza con l'unico vero Re Sole. Ma qualsiasi cosa Erso o Erend mi dicessero, l'Eclissi ascoltava tramite il mio focus. Ecco perché non ho potuto avvisarti. Se l'avessi fatto, la mia famiglia sarebbe morta. Perché l'Eclissi riesuma macchine antiche? E come le fa funzionare? Credevo che le volessero per le parti, ma le hanno riportate in vita. Hanno inserito una specie di dispositivo nelle carcasse così che Ade potesse sussurrare ed evocarli dalla tomba. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Ce ne sono altre? Sì. Quelle che hai affrontato oggi si chiamano corruttori, ma ce ne sono altre, più grandi e piene zeppe di armi antiche. Quelle sono gli sterminatori. Le avevo viste soltanto sepolte nel terreno, ma dopo oggi tutto è possibile. A me sembra che stiano creando un esercito. Se così fosse, il mondo finirebbe. E sarebbe anche colpa mia. Basta così. È ora di farla finita. Prendi pure la mia vita. Ma se hai un po' di pietà, libera la mia famiglia. Ti prego. Dove l'hanno portata? Il mio focus ha registrato la posizione. Ci sono sempre delle guardie. Ma non saranno un problema per te. Ci vorranno parecchie buone azioni per rimediare ai crimini che hai commesso. Mi risparmi la vita? Dopo quello che ho fatto? Sì. Forgiati una nuova vita, Olin. Una migliore di questa. Allora sarò in debito con te per il resto della vita. Raggiungi il luogo dove la tua famiglia è prigioniera e aspettami. Le prime vite che salverai saranno le loro. Non ho meritato questa pietà, ma morirei pur di darle valore. Ti aspetterò là. Ebbene sì, ragazzi. Come avete visto, ce l'abbiamo fatta dopo due episodi di... Voi non lo vedrete, però comunque... Sto facendo due episodi sto combattendo contro queste cose da due ore. Contando pure l'episodio di ieri, poi ieri l'episodio... Dovrei viaggiare leggera. Poi ieri non l'avete visto, ma perché ho fatto i tagli ieri, ho fatto un episodio da un'ora. Eppure questo è un episodio da un'ora. Comunque non lo vedrete perché sto facendo dei tagli abbastanza importanti, abbastanza... Sto tagliando un bel po' di cose che... potrebbero essere noiose. Ora noi raggiungiamo al fine del creatore. Fine del creatore, madonna. Noi raggiungiamo questo posto, ragazzi, e dopo ci vediamo domani con il decimo episodio. Non posso pure il conto degli episodi di quanto sto. Non mi dire. Erend. Ed è nei guai. Addio. Erend, mi dispiace, ma io non voglio... non voglio perdere tempo. Ci vorrebbe bene. Anzi, no. Attenti ai colpi!
fortuna è finita. Grazie per l'aiuto. Ok, un po' di loot. Vieni qui, dobbiamo parlare. Non ho più spazio. Che cosa ci fai qui da solo? E i tuoi uomini? Non voglio metterli in pericolo. E poi non mi dispiace rischiare le mie inutili chiappe, ma le loro no. Scusami se ho coinvolto anche te. Nessun problema. È un giorno come un altro per me. Sai, abbattere macchine, cercare assassini. Giusto. Non vorrei rubarti del tempo. Pronta a iniziare? Dimmi cosa è successo esattamente a Ersa. Comincia dall'inizio. Nessuno lo sa per certo. È partita nel cuore della notte con alcuni dei suoi uomini più fidati. I suoi uomini fidati? E non ha portato te? No, stavo bevendo troppo. Forse ha pensato... merda, non lo so. Che non fossi in grado. Le squadre di ricerca hanno trovato i corpi il giorno dopo, oltre a quelli di quei codardi dei Cargia delle Ombre. Un'imboscata. I Cargia delle Ombre sono bestie. Era irriconoscibile. Durante la veglia abbiamo dovuto tenerla coperta. Mi spiace tanto, Eren. Sì, beh... quando troverò i soldati che hanno fatto questo, dispiacerà anche a loro. Hai idea del perché se ne sia andata nel cuore della notte? No. Penso a qualcosa di urgente. Un messaggio. Un rapporto su una minaccia dei Cargia delle Ombre. Non saprei. Che cosa spinge i Cargia delle Ombre? Beh, l'odio. Soprattutto per Ersa. Si è alleata con Avad per sbatterli fuori da Meridiana. Sono rimasti 2 anni a leccarsi le ferite. Ma alla fine hanno trovato un modo per arrivare a lei. Sei sicuro di stare bene? Beh, sono sobrio, quindi no. Beh, per fortuna hai la mente lucida, almeno. Non farci l'abitudine. Capito. Mostrami dove è caduta Ersa e farò il possibile per aiutarti. Andiamo, seguimi. Ragazzi, io parlerò con Arand, andrò con Arand dopo. Noi abbiamo l'intenzione più importante. Proprio dove aveva detto. Easy. Non male come scelta. Ne farò buon uso. Perché fai tutto questo? Perché voglio che tu ce la faccia. Buona caccia. A più tardi. Aspetta. Maledizione. No, corrotti. Cos'è corrotti? Me ne vado da qua. No, no, ma che cazzo. Ok raga, capito che non muoio. Uccidimi. Attirateli! Ragazzi, ci diciamo un'altra volta. Come aveva detto. Non faccio uccidere. Un corruttore. Potrebbe essere un'impresa. Vai, uccidimi. Vai, vai. Dicevo, vi lascio qui con il nuovo episodio e ci vediamo domani con il 10º. Bella ragazzi.